Oh my god. Oh mio dio. Ma c'ha un bagno schiuma. Che? Che schifo. Guarda qua, sono un puffo. Perché cos'è successo? Sono tutto blu. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene, perché mi trovo nel bagno di casa Swiss momentanea, perché oggi andiamo a fare uno scherzo epico a Daniele. Daniele non lo sa, infatti non so se sentite, ma Daniele sta di là che si sta guardando la televisione e sta al computer, quindi non mi ha visto proprio che sono venuto in bagno. Cioè, io ho detto vado in bagno, ma non ha visto che ho preso la telecamera. Ma prima di iniziare questo video, lasciate un bel pollice in su. Tanto avete visto l'immagine di copertina di cosa tratta il video. Lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e suggeritemi altri scherzi da fare, ovviamente a Daniele. Allora, prima di iniziare questo video, facciamo un bellissimo gioco. Vediamo, indoviniamo questa parola. La parola di oggi è inerente al bagno. Ed è... Dai, vediamo. Vi dico solo che sta qua. Basta, 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 basta. Non vi dico più niente. Shh, facciamo anche se la voce della televisione è bella alta. Oggi cosa facciamo, Daniele? Ragazzi, oggi andiamo a mettere il colorante, ok, all'interno del bagno schiuma. Aspettate. Cavolo, ho dimenticato il bagno schiuma. Aspettate, lo vado a prendere. Metto qua la videocamera. Sì, ragazzi, sono con il pantalone del pigiama. E niente, perché è proprio un video super realistico. Metto questo colorante nel bagno schiuma perché ho comprato un bagno schiuma nuovo apposta che ancora non ho messo qui. Vado a travasare un pochino, vado a mettere questo dentro e lo allungo con l'acqua, così Daniele quando se lo butta addosso diventa tutto blu come un puffo. Vado a prendere il bagno schiuma, aspettate. Allora aspettate, vado a travasare il bagno schiuma. Come si apre sto coso? Oddio, non si apre. Ok, si è aperto. Allora travasiamo il bagno schiuma. Ok, basta. Va bene? Penso di sì. Ok, va bene, aspetta. A posto. Qua dentro, adesso, vado a mettere un botto di colorante, raga. Oh mio Dio! Aspettate. Oh my God. Oh mio Dio! Allora, vado a mettere... Sto mettendo l'acqua. Adesso, questo bagno schiuma, vado a sciacquarlo un pochettino. Vado a mettere questo dentro la doccia, perché abbiamo la doccia, non la vasca. Abbiamo la doccia. Questo ovviamente lo vado a nascondere, perché avevo detto a Daniele che era finito. Siamo andati al supermercato e l'abbiamo comprato nuovo, ovviamente. Questo lo vado a nascondere e questo qua lo metto al posto di questo. Ovviamente io, adesso, la videocamera... Non la metto in bagno, cioè no, la metto fuori, perché intanto parleremo mentre Daniele poi si va a fare la doccia. Io vi faccio vedere tutto, cioè nascondo la videocamera sopra lì, con lo schermetto chiuso, però accesa, mentre Daniele si viene a fare la doccia, così vedremo le sue urla arrivare fino alla luna. Aspettate raga, adesso vi faccio vedere Daniele come sta, aspettate. Adoro ragazzi, adoro, adoro, adoro. Ok, noi ci vediamo dopo per vedere Daniele. Allora, potevi fare doccia? Yes. Perché? No, chiedo, perché poi me la devo fare anch'io. Un giorno, più tardi. Appunto, quindi muoviti. Cosa hai già fatto? Non lo so. Muoviti che me la devo fare anch'io. Non mi sto sciacquando. Ah, sta qua. Adesso metto qua. Quindi? Vabbè. Vado. Vai, va. Però non c'è... Vabbè, lascia la portata socchiusa.
Che sennò poi si fa troppo caldo in bagno, eh. Che altrimenti non è piccolino il bagno. Che ridere. No. Non ho parole, ragazzi. Al supermercato! Ah. Dai, niente, tu ti dimentichi le cose. Amore, l'abbiamo preso noi oggi al supermercato! Ma ne erano due. Questo è quello nuovo, l'altro è finito, l'ho finito io stamattina! Tu non ti ricordi niente. No, e tu l'hai fatta la tua stamattina. Vabbè, tu la fai ti menti. Daniele, sta... Ma è tutto blu, è schifo. Daniele, che c'è? Che cavolo ci hai messo qua dentro? Allora, perché cosa è successo? Sono scemia, da qua, sono un puffo. Perché cosa è successo? Sono tutto blu. Come sei blu? Ma ci hai messo il colorante. Come sei blu? Da qua, vai, allora, sei proprio scema, come stai dicendo la verità. Allora, caccio solamente un braccio. Perché? Caccia un braccio da là! Stai facendo il video! No, nessun video! Caccia il braccio! Caccia il braccio! Non ti preoccupare, non si vede! Caccia il braccio! Come caspita! Già, da cava! Caccia il braccio! Sono tutto blu! Aspetta! Caccia un braccio! Sono completamente blu! Come faccio? Ma non mi... Cioè, mi devi riprendere in queste condizioni. Ok, ragazzi, vi risparmio altre missioni. E direi, d'accordo. No, qua dentro sono tutto blu. È tutto blu. Ya, l'hai combinato. Guarda i piedi di Daniele, è tutto blu. Sei tutto blu. Ya. Adoro. Daniele, allora? Daniele? Sì, però ora ti puoi dare il bagno schiuma normale, gentilmente. Ti devo dare quello normale? Ragazzi, è tutto blu! Ma Roma, io, raga, scusate, ma io credevo che si... Ma scusa, si sta togliendo! Non... Sì, fortunatamente sì, però... Sei... Meno male che non lo so messo nei capelli. Sei un puffo! Sei i capelli, in faccia, insomma. Sei puffo! No, sta togliendo. Si toglie oppure no? Sì, no. Non ho parole, però... Lo scherzo è riuscito, è riuscito. Ma va paro casa, cioè io sto facendo una doccia, mi devi trovare blu come un puffo. Questi sono gli scherzi che ti meriti. Ma che c'entra, io non ho mai fatto una cosa del genere, mi butti i capelli. Che c'è? Si può fare manco la doccia in santa pace. Neanche la doccia devo farti fare in santa pace. La rompina. Perché questo è uno dei tanti scherzi oh, che ti farò. Mamma mia, che paura. Suggeritemeli sempre, ragazzi, perché smettila, perché sono sempre molto utili i vostri scherzi, perché come sapete voi siete la mia forza, perché voi mi suggerite gli scherzi e quindi io li porto in atto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, suggeritemi altre cose che posso fare a Daniele, ma anche scherzi perfidi. Questo no, era uno scherzo leggero per prepararlo ad altri scherzi leggero. Più pesanti. Io vi mando un bacione ed un abbraccio, noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30, ovviamente con un nuovissimo video.
Bye!